abbiamo provato almeno in un caso particolare, poi la dimostrazione completa la vedremo giovedì, la formula di derivazione del prodotto di composizione. Abbiamo una funzione f da e a valori in r, poi una funzione g da, chiamiamolo d a valori in f, poi abbiamo chi esiste che prima di con 0, con 0 è un punto di e, poi abbiamo che f di con 0 appartiene a t ed esiste il primo nel punto di f. Allora noi sappiamo che g composto f derivato nel punto x con 0 è uguale a g' di f di x con 0 e f di x. Questa si chiama regola della catena e adesso vedremo molti esercizi. Facciamo qualche esempio. Facciamo un primo esempio. Supponiamo di dover derivare la funzione f di x uguale sen quadro di x. Allora noi possiamo operare in due modi qui, possiamo sia sfruttare la regola di derivazione del prodotto f' di x uguale seno per seno, allora faccio la derivata di seno che è coseno di x per l'altra funzione seno di x non derivata, più la derivata dell'altra funzione che è coseno di x per seno di x non derivata, quindi due volte seno di x coseno. Però possiamo anche applicare la regola di derivazione alla funzione composta, perché io posso avere la funzione che è x associa seno di x, io lo chiamo y, e poi la funzione che è y associa y quadro, y quadro sarà sen quadro. Quindi questa è la funzione g e questa è la funzione f. G di f di x mi dà sen quadro di x. Allora come si fa la derivata di g composto f? Ah, scusate, non chiamiamola f perché questa ho chiamato f la funzione totale. Chiamiamola phi. Come si fa la derivata di g composto phi? Devo fare la derivata di g, ma la derivata di y quadro chi è? Sto derivando rispetto alla sua variabile, cioè y, quindi è 2y, ma questa deve essere calcolata in seno di x, quindi è 2 seno di x per la derivata della funzione phi, che è la funzione seno di x rispetto a y, e come vedete viene la stessa cosa. Quindi questo primo esempio serve per far vedere il caso in cui possiamo controllare il risultato mediante un'altra regola di derivazione, cioè la regola di derivazione del problema. Andiamo a fare un altro esempio. Allora, andiamo a fare per esempio logaritmo di 1 più x quadro. No, facciamo l'esponenziale di 1 più x quadro, il logaritmo ancora non conosciamo la riga. Questa è la mia funzione f di x. Allora, f di x è la composta della funzione che x associa 1 più x quadro, questa la chiamo phi, poi ho y, g di y è uguale a esponenziale di y. Come x è uguale a 1 più x quadro, viene l'esponenziale di 1 più x quadro. Quindi se io devo fare la derivata di questa funzione f, come si fa? Devo fare la derivata dell'esponenziale, ma la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stesso. Quindi viene esponenziale, cioè la derivata di e alla y rispetto a y,
dove la devo calcolare? In 1 più x quadro. Ricordate? Devo calcolare la derivata della funzione esterna in f per la derivata di 1 più x quadro rispetto a x. È chiaro come funziona questo meccanismo? Facciamo un esempio 3. Andiamo a fare, per esempio, tangente di e alla x. Questa la chiamo f di x. Stavolta posso provare a farlo direttamente senza scrivere tutto lo schemino. F' di x è uguale a 1 sul cosen quadro di e alla x per e alla x. La derivata della tangente è 1 sul cos quadro nel suo argomento che è alla x per la derivata di e alla x che fa e alla x. Ok? Allora, dato questo, vabbè, poi adesso potete sbizzarrirvi a fare gli esercizi più vari. Ora vogliamo però usare questa formula anche per aiutarci a calcolare la derivata delle funzioni inverse. Allora, come funziona la funzione inversa? Allora, io, se vi ricordate, ho la funzione f che da x mi fa passare f di x, che se volete chiamo y, e poi la funzione inversa f a meno 1 di y, f a meno 1 che da y mi porta in f a meno 1 di y che da x. Ovviamente la funzione, f e f meno 1 devono essere più univoche. Per semplificare, poi quando faremo le dimostrazioni metteremo le opportune ipotesi, supponiamo che tutte e due le funzioni siano derivabili, sia la f che la f a meno. Allora, che cosa deve succedere? Beh, innanzitutto qua c'è scritto che f a meno 1 di f di x di f. Se io vado prima avanti, poi torno indietro, chi mi viene? No, perché f di x? F di x, applico f a meno 1, chi mi viene? Fa x. Quindi se vado a fare il prodotto di composizione della funzione inversa con la f, mi viene x. Quindi mi viene f meno 1 di f di x, è la funzione cosiddetta identica, cioè che ha x associa x. Ora, se io devo derivare la funzione x, quant'è la derivata? 1. O no? Allora, deriviamo tutte e due. Meglio. Allora, qua c'è scritto che se io vado a calcolare la derivata, ci metto meno 1 perché poi la derivata la indico col primo, quindi non voglio che il meno 1 si, diciamo, confonda con il primo. La derivata della funzione inversa, calcolata nel suo argomento, cioè in f di x, per f' di x, questa è la regola di derivazione della funzione composta, deve essere uguale alla derivata di resta, cioè a 1. Allora, cosa abbiamo scoperto? Se io l'argomento di f-1 ci metto una sua variabile indipendente, un suo nome, lo chiamo t o y, come l'ho chiamato sopra, la derivata di f-1 calcolata in y, no? A che cosa è uguale? È uguale a 1 fratto f' calcolata in x. Ma se questo è y, chi è x? È f alla meno 1 y. Quindi la potete scrivere così, cioè questo è uguale a 1 fratto f' di x, oppure potete scriverla così, questo è uguale a 1 fratto. In particolare,
Cosa segue da queste uguaglianze che abbiamo appena trovato? Segue che se una funzione è invertibile e se sono derivabili tutte e due le funzioni, sia la f che la f a meno 1, può darsi che una delle due derivate faccia 0 da qualche parte? Io direi proprio di no, perché quando andiamo a fare questo prodotto, il prodotto deve fare 1. Se uno dei due termini fa 0, il prodotto farà 0. Quindi fate attenzione, quando una funzione ha una derivata nulla, l'inversa ci può stare, ma in quel punto non sarà, in un certo punto non sarà derivabile. Perché derivata nulla significa tangente orizzontale, la funzione inversa ci avrà tangente verticale. Tangente verticale non è una funzione derivata. Se vi ricordate il significato geometrico della derivata. Ok, andiamo però, queste due diciamo, formule ce le lasciamo indicate, andiamo a usarle per andare a calcolare le derivate delle funzioni inverse. Noi sappiamo che se ci sono le funzioni inverse, le derivate delle funzioni inverse devono soddisfare quelle funzioni. Allora, poi proveremo che nei nostri casi ci sono sempre, ma andiamo a vedere quanto fanno le derivate. Allora, quali sono le funzioni inverse di cui non abbiamo calcolato ancora le derivate? Per esempio la funzione f di x uguale logaritmo di x. Questa chi è? La funzione inversa dell'esponenziale. Noi abbiamo la funzione esponenziale va da r in 0 in 0 più infinito e poi c'ho la funzione logaritmo che fa il percorso opposto. Questa è la funzione che a x associa e alla x, questo lo chiamo x, la funzione inversa associa il logaritmo naturale. Chiaro? Cioè se voi fate, in poche parole, se fate il logaritmo dell'esponenziale di x diviene x, se fate l'esponenziale del logaritmo di y diviene y. Prodotto di composizione, la funzione l'una inversa dell'altra, quindi viene la funzione di y. Se faccio prima il logaritmo e poi l'esponenziale devo tornare x. Se faccio prima l'esponenziale e poi il logaritmo devo tornare dove sopra. Ok? Allora, la derivata del logaritmo nel punto x chi è? Andiamo a vedere qua. La derivata della funzione inversa, y stavolta l'ho chiamato x, ho scambiato i nomi. Cosa devo fare? 1 fratto la derivata della funzione diretta, ma la funzione diretta era l'esponenziale, la sua derivata era la funzione esponenziale di chi? Qua ci devo mettere f a meno 1 calcolato in y. Nel mio caso f a meno 1 è la funzione logaritmo, perché i nomi stanno scambiati, e invece di x io ci devo mettere x, sempre perché stanno scambiati. Ok? Se andiamo ad applicare quello schema lì, f dovete chiamarlo alla x, f a meno 1 è logaritmo di x. F alla x, scusate, f meno 1 logaritmo di x. Quindi qua devo fare 1 fratto la derivata dell'esponenziale, che è l'esponenziale, calcolato in logaritmo x. Ma l'esponenziale di logaritmo x l'abbiamo appena visto, vale x.
e quindi qua mi viene 1 su x. Quindi la derivata della funzione esponenziale fa 1 su x. Oh, quando facciamo questi conti, facciamo qualche controllino. Ci ricordiamo il grafico della funzione logaritmo? Se vi ricordate, il grafico della funzione logaritmo è questo. Qua diventa talmente vicina all'asse del... quasi non si distingue. Questa è la funzione logaritmo. Ok? Allora, vediamo un po' se torna. Se prendo il punto x uguale a 1, logaritmo di 1 vale 0, ma la sua derivata nel punto, nel punto 1 vale 1 fratto 1 che fa 1. Che vuol dire che qua la tangente deve avere coefficiente angolare 1, cioè deve formare un angolo con l'asse delle ascisse di 45 gradi. Ci troviamo più o meno, sì. Poi che succede? Che mano a mano che vado avanti, per esempio se x è uguale a 10, se x è molto grande, diciamo siamo a 10, eccetera, la derivata farà un decimo. Ma un decimo che significa? Che la tangente al grafico dovrà avere pendenza sempre positiva ma molto più bassa. Il coefficiente angolare farà un decimo. Ci troviamo? Sì. Se invece mi avvicino a 0, ma da destra, perché d'altro canto il logaritmo è definito per x maggiore di 0, per esempio se sto a 0.1, andiamo a 0.2, se sto a 0.2 il coefficiente angolare quanto deve fare? Deve fare 5. E 1 fratto 0.2 fa 5. Ci troviamo? Più o meno sì. Chiaro che il grafico è approssimativo, però come vedete la funzione è sempre crescente, il coefficiente angolare è sempre positivo della retta tangente. E effettivamente è molto grande vicino a 0. Quando mi avvicino a 0 questo coefficiente angolare tende a più infinito, perché la funzione tende a mettersi verticale. Infatti la derivata quando x tende a 0 da destra, 1 su x che tende a 0 tende a più infinito. Quindi effettivamente ci troviamo. E quindi abbiamo fatto la prima derivata di funzione immersa. Quindi andiamo ad aggiungere al nostro specchietto di derivate. Qui abbiamo la f, qui ci mettiamo la f primo. Qui ci mettiamo la funzione logaritmo di x, qua ci dobbiamo mettere il punto di x. Andiamo a vedere adesso fare un'altra derivata. Andiamo a fare, prendiamo x positivo e andiamo a definire la funzione x elevato ad alfa. Come si fa a definire x elevato ad alfa? Si può fare in tanti modi. Si può definire prima sui razionali, prima sugli interi, poi sugli interi negativi, cioè prima sui naturali, poi sugli interi, poi sui razionali e poi passando al limite si può definire per ogni alfa. Si può fare anche in un modo più rapido. Questa qua per definizione oppure è l'esponenziale di alfa per il logaritmo.
Questo perché logaritmo di x all'alfa, se vogliamo mantenere le proprietà delle potenze, deve fare alfa logaritmo x. Allora, una volta che ho fatto il logaritmo, poi rifaccio l'esponenziale, deve tornare quello che c'era prima. E allora l'esponenziale di alfa logaritmo x deve fare x all'alfa. Io però, per non perdere tempo, lo definisco così e sta a posto. Quindi questa definizione rispetta sicuramente tutte le proprietà che mi aspetto da questa definizione, cioè sicuramente coincide per esempio con la definizione usuale in tutti i casi che potete immaginare, per alfa un numero naturale, per alfa un numero intero, per alfa un numero razionale, soltanto che questa funziona quando alfa è un qualunque numero reale. Fate attenzione, l'unica cosa, se non fate restrizioni su alfa, x lo dovete prendere positivo, perché per esempio uno dice, ma se ci metto il cubo x può fare anche meno 3, perché posso fare meno 3 al cubo fa meno 27, ma se ci metto radical 2, meno 3 alla radical 2 che significa? Non significa niente, che radical 2 non è neanche un numero razionale. Allora, le potenze con esponente qualunque le possiamo definire, questo per esempio è il modo di definirlo, ma sicuramente le possiamo definire per tutte le x che sono positive. In alcuni casi, quando abbiamo che l'esponente è un numero razionale con denominatore dispari, allora si possono definire anche sui numeri negativi, perché la radice quadrata di, diciamo, la radice cubica, la radice quinta, la radice quadrata, diciamo, l'elevamento a 1 su n con n dispari si può fare anche per i numeri negativi. Però lasciate perdere tutto questo, voi ricordate che x positivo vale questo, ok? Allora, se io ho f di x uguale a x alla alfa, andiamo a fare, chi è la derivata? Beh, da questa uguaglianza io posso fare la derivata con la regola di derivazione della funzione composta. Quindi chi è la derivata? Devo fare la derivata dell'esponenziale, che è l'esponenziale stesso, in alfa logaritmo x, per alfa, per la derivata del logaritmo x che fa 1 su x. Ma questo chi è? È x alla alfa per 1 su x, ma questo chi è? È alfa per x alla alfa meno 1. Oh, questo naturalmente per semplificare le cose supponiamo che alfa sia diverso da 0. In realtà la cosa in qualche modo funziona anche quando alfa uguale a 0, perché se ci metto alfa uguale a 0, x alla 0 lo definisco 1, infatti qua mi viene l'esponenziale di 0 che fa sempre 1, e infatti la derivata di 1 è vero che qua viene x alla alfa meno 1, cioè 1 su x, però ci viene 0 davanti, quindi in qualche modo torna il fatto che la derivata di 1 è 0. Però senza complicare le cose semplici, perché in quel caso ce lo possiamo trattare benissimo a parte, perché la funzione costante la sappiamo già derivare. Allora, supponiamo che alfa sia diverso da 0, così non ci sono casi banali o cose da distinguere, ok? Quindi, cosa abbiamo scoperto? Che se io qua metto x all'alfa, la sua derivata è alfa volte per x all'alfa meno 1. Ma questa formula che ho trovato è contraddittoria rispetto a... Io sapevo già derivare x al cubo, per esempio. X al cubo, la derivata di x al cubo chi era? Alfa era 3 e faceva 3x quadro. Chiaramente. Andiamo a vedere quindi se io ho, per esempio, f di x uguale alla radice quadrata di x, f' di x, quanto fa? Fa 1 su 2 alla radice di x. Per quale motivo? Naturalmente qua x è maggiore di 0.
vedete, radice di x, x alla 1 mezzo, 1 mezzo per x alla meno 1 mezzo. Vedete, il fatto di aver preso x positivo elimina tanti problemi. Per esempio, qua se ci metto x uguale a 0, la f' non è definita. Infatti, se vi ricordate il grafico della radice quadrata di x, in 0 questo grafico ha una tangente verticale, perché se vi ricordate x quadro aveva tangente orizzontale, quando lo giro la tangente viene verticale. Che vuol dire? Vuol dire che se andate a cercare di calcolare la derivata della radice quadrata in 0, la funzione non è derivabile, perché il limite da qualche elementare va a più infinito. Infatti qua se tu ti avvicini a 0 da destra, la derivata tende a più infinito. E se vi ricordate, quando noi per parlare di funzione derivabile abbiamo detto che la derivata, quel limite del rapporto incrementale, deve esistere finito. Non esiste che la derivata fa più infinito. Non è derivata. È chiaro? Ok. Benissimo. Andiamo adesso a prendere, vediamo un po' se state capendo. Prendiamo la funzione radice di 1 più x quadro. Altro esempio, chi è la derivata? È 1 fratto radice di 1 più x quadro per x. Teoricamente sarebbe 1 fratto 2 radice di 1 più x quadro per la derivata di 1 più x quadro che fa 2x, poi 2 è 2. Perché questa è. È 1 più x quadro alla 1 mezzo, quindi la derivata di 1 più x quadro alla 1 mezzo fa 1 mezzo per 1 più x quadro alla meno 1 mezzo per la derivata di 1 più x quadro che fa 2x. Forse? Cioè non è, se uno entra nel meccanismo non è difficile, bisogna capire che quando io sto derivando la funzione radice, la sua derivata è 1 su 2 radice e la devo calcolare nell'argomento della radice, cioè 1 più x quadro. Ok. Comunque, qua ci mettiamo alfa diverso da 0. E quindi abbiamo allungato il nostro specchietto di funzioni derivate. Andiamo a farne un'altra, due o tre. Andiamo a fare derivate le funzioni inverse delle funzioni trigonometriche. Adesso guardate che stiamo investendo del tempo nel fare quello benedetto specchietto. Quello specchietto poi lo rivisiteremo per fare le formule di Taylor, quindi estendere l'informazione contenuta in quello specchietto. Quando abbiamo aggiunto un nuovo elemento nel nostro specchietto, cercate di avere un approccio, in medicina si dice olistico, cioè integrale alla questione. Cioè, nel momento in cui, quando abbiamo visto la derivata del logaritmo fa 1 su x, abbiamo confrontato con il grafico e abbiamo visto che ci trovavamo, che noi abbiamo il significato geometrico della derivata. Allora, se voi fate questo, cioè per ogni funzione vi andate a riesaminare la funzione derivata confrontandola col grafico della funzione che avete studiato nelle settimane passate, vedete che vi trovate. Per esempio, se f di x era x cubo, la derivata faceva 3x uguale. Che vuol dire?
La funzione x cubo faceva così, vuol dire che x cubo è una funzione dispari, quindi cioè se io passo da x a meno x il valore della funzione cambia di segno, la derivata è sempre positiva, quindi vedete le tangenti sono sempre con il coefficiente angolare positivo, la derivata è una funzione pari, cioè se faccio la derivata in questo punto, se faccio la derivata in quest'altro punto, il coefficiente angolare mi viene così. Non solo, c'è un solo punto in cui il coefficiente angolare mi viene 0, che vedremo poi non sarà un punto di massimo o di minimo, nonostante la derivata sia 0, ma sarà, lo chiameremo a suo tempo, un punto di flesso a tangente di 0. Che vedete la funzione sale prima e poi sale anche dopo. Quindi, comunque, confrontando il grafico, cioè con l'espressione della funzione derivata, si vede che le cose funzionano perché questa funzione è tale che il coefficiente angolare della retta tangente è sempre più alto mano a mano che x va avanti. In effetti 3x quadro è sempre più alto mano a mano che x va avanti. Quando x va a più infinito, la derivata va a più infinito, infatti questo tende a mettersi verticale. In 0 invece la tangente è orizzontale. Questo discorso lo dovete fare perché se no, se vi affidate alla sola memoria, prima o poi perderete i pezzi. Invece, se integrate la conoscenza che avete del grafico della funzione con la conoscenza dell'espressione della, diciamo, analitica della funzione, così con l'espressione dell'analitica della funzione derivata, allora confrontando le varie informazioni, quando avete dei dubbi su una potete controllarla ricorrendo all'altra, cioè quando avete dei dubbi sull'espressione analitica per esempio della funzione derivata controllate con il grafico, o quando avete dei dubbi con il grafico, se vi ricordate la derivata vi può aiutare a l'espressione analitica della funzione della sua derivata e vi possono aiutare a controllare il grafico. Ok, adesso andiamo a fare le derivate delle funzioni immerse delle funzioni trigonometriche. Allora, se qua ho la funzione seno di x, la funzione immersa, abbiamo detto, è la funzione arcoseno di x. La funzione che mi immette, questo lo chiamo x, la funzione immersa si chiama arcoseno di x, se poi scambio il nome. Questa è la funzione seno, questa è la funzione arcoseno. La funzione arcoseno, il seno veniva invertito però ovviamente sull'intervallo dove poteva essere invertito, la funzione arcoseno è definita tra meno 1 e 1. Chiaro? Da meno 1 e 1. Ok, vabbè, il grafico è venuto un po' male. Andiamo a vedere come in verità questa funzione non sarà derivabile dappertutto. In meno 1 e in 1 vedremo che non sarà derivabile. Allora, chiamiamo f di x la funzione arcoseno di x. Allora, chi è la sua derivata? F' di x è 1 fratto, se vi ricordate. Devo fare la derivata della funzione immersa, ma la funzione immersa di arcoseno è seno. La derivata di seno è coseno, calcolata in arcoseno di x. Ricordate, devo fare la derivata della
vabbè, questa nella formula che aveva scritto là, qua è la funzione diretta e questa è la funzione immensa. Qua ci devo mettere coseno perché era la derivata della funzione immensa di questa. Quindi devo fare questa, fare la funzione immensa che è sì. Poi devo fare la sua derivata, ci metto coseno in f meno 1. Ok, il problema è vedere se possiamo arrivare a un'espressione più semplice di questa cosa. Chi è il coseno di arcoseno di x? Abbiamo un'espressione più semplice di questa cosa? Sì, e ce l'abbiamo. Perché? Chiamate arcoseno di x alfa, diciamo alfa, che vuol dire che seno di alfa è uguale a x. Ma là che cosa c'è scritto? C'è scritto coseno di alfa. Ma se seno di alfa è uguale a x, come si ricava il coseno di alfa? Il coseno di alfa è la radice di 1 meno x quadro, col più o col meno. Ok? Perché io so che coseno quadro alfa più seno quadro alfa fa sempre 1. Questo fa x quadro, lo porto dall'altra parte, per ottenere il coseno deve essere la radice. Ora però, qual è il discorso? Il discorso è che alfa deve andare da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi. Allora noi sappiamo che il coseno tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi deve essere positivo. Se ricordate il grafico della funzione così, tra meno pi greco mezzi pi greco mezzi, la funzione coseno di x è positiva, quindi di queste due possibili radici quadrate devo scegliere quella positiva. Vediamo se torna, perché ho il controllo con il grafico. Quindi io sto dicendo che qua la mia derivata viene 1 fratto la radice di 1 meno x quadro. Allora vediamo, in 0 1 fratto la radice di 1 fa 1, quindi vuol dire che questa tangente deve essere a 45 gradi, e più o meno è vero, se il grafico fosse fatto bene sarebbe vero. Se, poi la derivata è pari e tende a diventare più grande quanto mi allontano dal 0. Quindi per esempio se mi metto in un mezzo, 1 meno un quarto fa 3 quarti. La radice quadrata di 3 quarti fa radica 3 mezzi, il reciproco fa 2 su radica 3, quindi qua è un po' di più, qua è la stessa quantità, un po' di più. Oh, però che succede? Che quando arrivo in 1, quando mi avvicino a 1, questa quantità tende a 0 se mi avvicino a 1 da sinistra, e il reciproco tende a più infinito. In 0 la derivata 1 su 0 non c'è più, non si può fare più. Infatti qua la tangente verticale, per quale motivo? Perché la funzione seno nei punti meno pi greco mezzi, pi greco mezzi aveva dei punti di massimo, e quindi la derivata della funzione diretta era 0. Ma se la derivata della funzione diretta era 0, vuol dire tangente orizzontale. Quando la vado a fare la funzione immersa, qui la tangente mi viene verticale. Quindi questa funzione arcoseno è effettivamente definita su tutto meno 1, 1. È continua, perché per esempio se io faccio il limite per x che tende a 1 da sinistra dell'arcoseno, viene arcoseno di pi greco mezzi che fa 1, che è il valore dell'arcoseno, diciamo, che è quello corretto, quello che deve venire, ma non è derivabile nei punti meno 1. Quindi qua la derivata esiste solo per x appartenente a meno 1. Quindi questo è un caso in cui la nostra funzione immersa esiste come funzione continua su tutto l'intervallo meno 1, 1, estremi compresi. Però la derivabilità non ce l'ha dappertutto, ce l'ha tranne che sugli estremi. Perché sugli estremi la tangente al grafico mi diventa verticale. Quindi, se
se io qua ci metto arcoseno di x, la sua derivata fa 1 fra la radice di 1 meno x quadro. E se qua ci metto l'arco coseno di x, io dico, senza fare nessun conto, che qua mi viene meno 1 fra la radice. Se vi ricordate, posso rifare tutto. Allora, potete rifare tutto il ragionamento come l'ho fatto io. È un esercizio molto simile, questo siete in grado di farlo da solo. Se non siete in grado, preoccupatevi. Io posso evitare l'esercizio, di rifare l'esercizio, per quale motivo? Perché se vi ricordate avevamo dimostrato che l'arco coseno di x era pi greco mezzi meno l'arco seno. Allora, se questo è uguale a questa costante meno questo, quando vado a derivare, la derivata della costante mi fa 0, la derivata di meno arco seno fa meno radice di se vi ricordate il grafico dell'arco coseno faceva così, lo faccio qua sotto, il grafico dell'arco coseno faceva così, da meno 1 ok, qua stavamo i greci mezzi, qua stiamo a pi greco, questa è la funzione arco coseno, quindi vedete stavolta la funzione decresce sempre, in 1 e in meno 1 la funzione non ha la derivata perché la tangente stavolta si mette verticale, però corrispondente a una funzione che è decrescente. E insomma, se vi fate tutti i conti vedete, ovviamente, ripeto, vi consiglio di rifare l'esercizio analogo a come l'ho fatto io. Qua che ci dovete mettere? Arco coseno, qua ci devo mettere meno 1 su seno, perché la derivata di coseno è meno seno, meno 1 su seno di arco coseno di x. Ma chi è il seno dell'arco coseno di x? È la radice di 1 meno x quadro. Siccome siamo tra siccome stiamo tra 0 e pi greco, tra 0 e pi greco il seno è positivo, però c'era il meno davanti, quindi ho pure detto questo, però fatelo, anche se sembra facile in questo momento, fatelo, e se non lo fate non sbagliate, se non sbagliate non correggete, se non correggete non imparate. Ok, quindi abbiamo fatto le derivate di arco seno e di arco coseno. Andiamo a fare la derivata dell'arco tangente. È la funzione arco tangente, vi ricordo che noi andavamo a invertire la tangente tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Questa è la funzione tangente, ma non su tutto R, solo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Quindi scrivo qua tangente ristretta all'intervallo meno pi greco mezzi. La funzione immersa è la funzione arco tangente. Ci capiamo. La funzione arco tangente fa così.
se vi ricordate. Allora, la derivata, cosa devo fare? 1 fratto il reciproco di la derivata della funzione tangente. Ma chi era la derivata della funzione tangente? La derivata della tangente è 1 su cos quadro. Calcolato dove però? Calcolato nella tangente di x. Ok? Quindi innanzitutto 1 fratto 1 fratto 1 su cos quadro della tangente di x fa cos quadro della tangente. Adesso però ci poniamo di nuovo il problema, ma è possibile trovare un'espressione più semplice? Certo che è possibile. Come al solito chiamate alfa l'arco tangente di x. Lo chiamo alfa in genere proprio perché è un angolo, no? È compreso tra meno pi greco mezzo e pi greco. Che vuol dire? Vuol dire che tangente di alfa fa x. Ma io cosa voglio? Voglio il cosen quadro di alfa, ma io che cosa so? Il tangente quadro alfa fa x quadro. Se vado a fare 1 più tangente quadro alfa, questo mi fa 1 più sen quadro alfa su cos quadro alfa, mi fa sempre x quadro, fa sempre 1 più x quadro, e questo faceva x quadro, 1 più fa 1 più x quadro. Ma dall'altra parte fa 1 più questa roba qui, quindi mi fa cosen quadro più sen quadro che fa 1 su cosen quadro alfa. Quindi 1 più x quadro è uguale a 1 su cosen quadro alfa. Ma io cosa sto cercando? Non sto cercando 1 su cosen quadro alfa, sto cercando cosen quadro alfa. Quindi cosa devo fare? 1 fratto 1 più x quadro. Questo è il risultato. Cioè praticamente porto questo a destra e questo a sinistra. E ho concluso l'esercizio. Ora, naturalmente uno dice, vabbè, ma tu fai questi giochi di prestigio. Andiamo a vedere se è corretto. Vediamo se ci troviamo col grafico. Questo innanzitutto mi dice che questa derivata ci sta sempre. Ed è sempre maggiore di 0. Questo mi dice che la mia funzione deve essere sempre, in tutti i punti deve essere crescente. Effettivamente la mia funzione è sempre crescente. Non solo, mi dice che in 0 la derivata deve fare 1 e quindi la tangente deve essere a 45 gradi e più o meno ci troviamo. Non solo, dice che più mi allontano da 0 la funzione continua a crescere ma sempre più lentamente. Infatti se io vado lontano da 0 la derivata è pari, però il coefficiente angolare è sempre più piccolo quanto più mi allontano dall'origine. Addirittura quando x tende a più infinito la derivata tende a 0. È normale questo? Sì, perché la mia funzione è a limite. Allora vedremo che quando al limite, se c'è il limite della derivata, il limite della derivata deve fare 0. C'è un asintoto orizzontale e la funzione ha limite e la derivata ha limite, allora il limite della derivata deve fare 0. Il limite della derivata non lo fa 1, perché altrimenti vedremo ci sarà un asintoto obliquo, non orizzontale. Forse un asintoto obliquo, non necessario. Ok. E quindi possiamo aggiungere al nostro specchietto anche questa funzione arco tangente x, la derivata fa 1 cos. Quindi sorprendentemente, adesso facciamo pausa, però prima di fare pausa fatemi fare un piccolo ripeto. Allora, siamo andati a calcolare le derivate di queste funzioni, sorprendentemente abbiamo trovato delle espressioni abbastanza semplici, non solo abbastanza semplici, soprattutto nel caso dell'arco tangente, no? La derivata dell'arco tangente non è, non ci sta di mezzo nessuna funzione trigonometrica, è 1 fratto 1 più x quadro. Anche qua le derivate non riguardano affatto le funzioni trigonometriche, ma sono
sono derivata, diciamo, sono delle funzioni ottenute tramite polinomi, funzioni razionali radicali. Ok? Va bene, pausa.